Wahey Kuj, ben ritornati dal vostro Andrea Cronatoni in questo nuovo video di Yo-Kai Watch Puni Puni. Ok, l'evento sta andando e dopo aver giocato 14.000 ore ho fatto 4.600 punti. Pochi, sono davvero davvero pochi, ma sinceramente, con quei punti che dà l'evento e non avendo avuto possibilità prima di slottare, per trovare appunto Jibanyan Treasure G, Treasure Gold, come vi pare chiamatelo, non ho potuto fare molti più punti, perché gli yokai, anzi no, gli yokai che danno punti non è Jibanyan, ma Komasan. E Jibanyan può farti avere qualche bonus speciale quando ci sono degli yokai specifici da combattere. Spendo tutti i miei punti, tutti i miei 4.600 punti, me ne rimangono 100. Oh, vi prego, qualcosa di bello. Non deludetemi, Whisper. Almeno 3 oro. Porca miseria, una oro. Però attenzione, tutte rosse. Oh, ecco, già questo potrebbe essere qualcosa di buono. Ah, ok. Ma questo non mi ricordo come si chiama, però ce l'avevo anche su Yo-Kai Watch 2. E sinceramente non l'ho mai usato perché certi yokai purtroppo rimangono lì inusati per sempre. Attenzione, un'altra sfera potrebbe essere buona. Oh però, Majin Bambaraya. Ah, Majin Bambaraya, buono, buono. Questo l'ho incontrato un sacco di volte nella sfida del Colosseo lì, del Budokai. Non so perché ho detto Colosseo, si chiama Budokai, chiamiamola Budokai. Ah, Gen già ce l'ho. Si potenzia l'Energimax. Eccolo, attenzione, un altro che potrebbe essere buono. Chi è? Ah, questo, no, lo conosco, ma non so quanto possa essere decente sto yokai. Non l'ho mai preso sul 3. Vediamo un po' questa. Un'altra sfera buona potrebbe essere. Dai, non deludermi. Attenzione, una mummia. Com'è che si chiama? Mamma Mira. Oh mio Dio, cos'è? Carino. Sputafuoco? Sì. Deve avere un po' di gastroenterite allora. Proviamo questa. Attenzione, potrebbe essere buona. Wow, io sarei contentissimo se mi uscisse. No, tu no, tu non mi piaci. O meglio, tu mi piaci, ma non qui. Non su questo gioco. Ah, non ce l'avevo. Allora va bene. Però non mi piace lo stesso, Lucenio. Te lo dico, metto le mani avanti, non mi piaci. Vediamo questa sfera cosa mi dà di buono. Dammi qualcosa di bello, ti prego. Ma quel riso? Ma perché? Non ce l'ho quel riso? No, a quanto pare no. Vabbè. Un altro yokai in più, però. Ci vuole a trovare Treasure Komasan o Treasure Jibanyan G. Gold. Ah, non ho idea di come si chiama in italiano questo. Yadokomori, cioè si porta la casa dietro. Quindi è un Hikikomori che esce. Cos'è? Non ha senso questo yokai. Oh mio Dio, l'ultima. Non uscire Whisper. Non uscire Whisper. Non è uscito Whisper? Attenzione! Ah, ok, Mr. Spock G. Questo potrebbe rivelarsi utile. Ho visto il suo Energimax. Non è proprio chissà quanto potente. Però Mr. Scop. Mr. Scop G. Spock. La parodia di Spock, ovviamente. Mr. Scop G potrebbe rivelarsi buono. Ora, un'altra crencata sulla slot Kai normale perché ho una moneta degli Enma. Non riuscirò mai a prendere la moneta G perché anche se sono in modalità furto, diciamo così, sull'evento, ora che mi droppano tutti quanti gli oggetti ci vuole troppo tempo. E non è sicuro. Eh no, Whisper. E non è sicuro che. Io fa non voglio vederlo, guarda, non voglio sapere chi è, non mi interessa, voglio finire a dire sta cosa. Mio Dio, perché? Con tutti quanti gli yokai che ci sono, ora che tutti quanti gli yokai ti droppano gli oggetti, ci vuole troppo tempo. Sto ancora ai segreti dell'anima. Sto ancora ai segreti dell'anima. E praticamente ogni volta che tu batti uno yokai, c'è la possibilità che questo ti droppi appunto uno degli oggetti che ti serve per andare avanti, per completare il cerchio e quindi poi fare l'evocazione dello yokai in questione. Proprio poco fa ho sbloccato appunto Dododo, là, Capitan Dodo. E
mi mancherebbero tre pagine dei segreti dell'anima. Ho usato due. Ho provato ad usare due appunto biglietti per combattere contro gli altri. Una l'ho vinta e un'altra l'ho persa. E niente, schifo, schifo totale, quindi inutile. E niente, è andata malissimo. Purtroppo non si riescono a fare molti punti. A parte il team che ho ora, che non è quello che uso perché mi serviva per fare la missione particolare. Ad ogni modo, ora andiamo un po' a vedere. Ma di qua è impossibile, di qua non riesco a fare nulla, non capisco che cavolo vogliono. Sono contento di Majin Bambaraya, almeno è uno yokai abbastanza decente. L'Energy Max so che è buono, quindi insomma potrà essermi di grande aiuto andando avanti nel gioco. Ho degli yokai che andando avanti posso farcela tranquillamente, però comunque sia, anche lui è una mano in più. Niente, niente, praticamente nulla. Faccio un altro paio di slottate, ho delle monete extra da usare. Facciamo anche quelle, poi se riuscirò mai a fare... Ho due monete speciali, facciamo queste e anche due monete G. Io vorrei riuscire a fare la slottata, quella con la slot americana. Penso che per il prossimo video va a finire. QBS, vabbè, QB normale diciamo. Non male, poteva andare peggio. Poi vediamo un po' chi c'è qua. Dammi qualcosa di eccellente, ti prego. Può uscire... Ci sono... Possono uscire yokai che sono la fine del mondo, ma non... No, Whisper, no, non va bene. Un altro Homblu. È il secondo che trovo con... No, attenzione! È il terzo! È il terzo che trovo con questa moneta di di moneta speciale. Perché? Perché mi mandi tre Homblu? Io non li voglio tre Homblu. Non mi piacciono. Boh, vediamo questo. No, niente di che. Sirio. Oh, Siro? Siro si chiamano Sirio. Sirio era il dragone. Vediamo un po' moneta. Oh, questa è per la tribù tosta. Potrebbe uscire qualcosa di buono dai tosti? Ti prego, incrocio le dita, incrocio le dita. No. No. Sternian proprio no. L'unica cosa buona, Majin Bambaraya... E Scop, o Scoop, penso si dica Scoop, anche se è la parodia di Spock. Niente, è andata così oggi, bottino abbastanza magro, però... Insomma, quello che mi ha deluso più di tutti è stata la moneta di Emma, che poteva dare soddisfazione. Ma niente, poi, ancora peggio, la moneta speciale, le due monete speciali, perché Kyubi non serve più a niente oramai. Con tutti gli altri yokai che ho trovato. Va bene, devo dire che ho avuto fortuna all'inizio, sì, con i due ultimi Reshogun, però uno cerca sempre le cose migliori. Certo, dovrei fare un altro paio di slottate da 10 monete, da 10... Per avere qualcosa di buono dovrei fare altre due slottate almeno nella slot Kai con i punti yokai, ma è difficilissimo recuperarli con questo evento, quindi niente, penso che l'evento per me finisce qui, non c'ho manco più voglia di stare... A perdere tempo con questo evento. Poi man mano che vai avanti diventa sempre più difficile. È una seccatura. Ecco, questo qua ti dice tutti quanti quelli che dovresti fare gli eventi. Se li fai tutti ti danno la moneta G degli Emma, che è secondo me la migliore. Questo l'ho fatto. L'ho fatto perché ho appunto Treasure G Banyan A. Però gli altri richiedono un Coma Sana e tutti quanti Jibanyan SS, appunto l'ultimo yokai che trovi quando sblocchi l'evento. Praticamente questo qui che sarebbe lo yokai più forte, che si dice che se non fai il bravo ai bambini cattivi gli tira via i denti. E non quelli da latte. Ad ogni modo, per questo video è tutto. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo video. In descrizione link per Twitter e per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!